L'appuntamento di questa due giorni romana rappresenta un momento importante in cui Re Luis si conferma essere una comunità molto coesa che in questi giorni discute di sicurezza delle infrastrutture. Il progetto finanziato dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici è un progetto aperto agli stakeholder, quindi innanzitutto ai concessionari e ai progettisti e professionisti, e ci vede in forte partnership col Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, con il Ministero in generale e con ASFISA, con l'obiettivo di cogliere quali siano quei punti in cui eventualmente queste linee guida possono essere migliorate, ma anche di tarare e validare tecniche e tecnologie che oggi esistono ma che meritano una formalizzazione e una condivisione, in modo tale da far affrontare al Paese questa sfida che è enorme e che è quella di rendere le nostre infrastrutture, in particolare i ponti e le gallerie, più aderenti alle necessità di questo momento in cui il traffico è quello su gomma è molto intenso, su un patrimonio edilizio che è stato costruito fondamentalmente dopo la guerra, quindi che è obsoleto, e questo lo possiamo fare cogliendo la sfida delle tecnologie digitali che permeano anche questo progetto, sia con le tecniche di indagine ma anche con l'utilizzo dei dati interferometrici satellitari, grandi potenze di calcolo e in generale tecniche di intervento anche poco invasive che possono consentire di effettuare i lavori col minimo disturbo per i nostri concittadini.